I siciliani hanno scelto la continuità, hanno scelto Lumia, Cracolici, Lombardo. Io continuerò il mio percorso, farò opposizione insieme al gruppo parlamentare che costituirò con i deputati eletti nella mia lista. Così ha esordito Nello Musumeci questa mattina in conferenza stampa a Catania, dove ha analizzato l'esito del voto. Ci sono stati alcuni elementi esterni ed interni che hanno contribuito a determinare questo risultato, visto che fino a pochi giorni prima i sondaggi davano la coalizione in testa, a spiegato Musumeci, che ha aggiunto: non siamo riusciti ad intercettare appieno il voto di opinione, che non è arrivato per diverse circostanze, i conti con le liste, il fuoco amico della Santanchè, ma anche la vicenda di Lazio, Lombardia, Reggio Calabria e la condanna di Berlusconi. Un gruppo parlamentare, 5 deputati nella lista che porta il mio nome, faremo un'opposizione senza aggettivi, un'opposizione intransigente. Sveleremo e smaschereremo questa mistificazione, perché ha vinto la continuità, ha vinto Lombardo, hanno vinto i post-comunisti e a Palermo tutto continuerà come negli ultimi anni. Vari fattori dunque non hanno consentito alla coalizione di vincere, ma anche qualcuno nelle varie province che non ci ha creduto fino in fondo, dice Musumeci. E poi in qualche provincia qualcuno non ci ha creduto fino in fondo, non c'è stata la necessaria e sufficiente mobilitazione in alcune parti dell'isola, però ecco, quando si perde la responsabilità è soltanto del caposquadra, e quindi me l'assumo per intero, anche se devo dirvi che 7 punti di vantaggio rispetto alle liste mi fanno pensare che una parte del voto d'opinione l'abbiamo avuta, è stata con noi. Questo centrodestra deve cambiare mentalità, deve cambiare metodo, deve cambiare linguaggio. Io lo dico da socio azionista di questa coalizione, fra qualche mese andremo a votare per le politiche e se la coalizione rimane così com'è, io credo che difficilmente noi potremo vincere alle politiche, alle comunali e alle provinciali. È stato più influente il cambio Marano-Fava oppure il caso Miccichè? Brava, no, è vero, il ritiro di Fava ha favorito Crocetta, questo è uno degli elementi che volevo sottolineare, non c'è dubbio. La candidatura di Fava avrebbe certamente evitato l'aggregazione all'interno della sinistra. E nel contempo Nello Musumeci anticipa: non mi candiderò né alle comunali né alle provinciali, non ci può essere un candidato per tutte le stagioni. Avevo assunto un impegno che se fossi stato eletto o deputato regionale o presidente della regione, naturalmente a maggior ragione da presidente della regione, avrei sostenuto il candidato sindaco e il candidato presidente della provincia del centrodestra. Non si può essere candidati per tutte le stagioni, basta, è finita, faccio il deputato regionale, lo hanno voluto i siciliani, avevo offerto una grande opportunità a questo popolo, non sono io lo sconfitto, lasciatemelo dire senza superbia ma con orgoglio, credo che abbia perso la parte migliore del popolo siciliano.